A Oxford. Ma peggio di prima. E deve essere peggio di prima, bravo. Nel senso che poi non ci arrivi, abbassiamo un tono, mezzo tono, cioè, ma non è questo il
problema è se piano piano riesci a viverti, perché certo sei uno che questo mestiere lo può fare, perché poi nonostante tutte le critiche che ti faccio, io vedo che tu ci provi, no? Che sei disposto a metterti in discussione, questa è la cosa più bella. Poi c'è qualcosa di magico nel vostro scapestrato mondo d'essere artisti, che forse viene proprio da quel posto dove non arriva Gesù Cristo, non c'è mai passato, no? Nel senso che state in un posto geograficamente strano, difficile, dove vivere non è una cosa semplice, e di solito questo fa sì che nascano dei valori diversi, no? Che vanno non soltanto affiancati, ma dove proprio bisogna venire a picchiarvi fino a che non diventate bravi, perché tutto può essere tranne che non diventate bravi se avete questo approccio. L'umiltà c'è, le potenzialità ci sono, poi una bella voce, il brano gira, io non so che mi piace questo brano, perché poi per un momento a sentire sono un sacco di cazzate, però gira, e se da soli avete fatto una cosa che gira, se arrivano i professionisti che dicono fammi vedere che è sto cazzo d'accento, cambiamolo, no? Che è sto passaggio che è troppo duro, modifichiamolo, diventano le canzoni, quelle vere. Però non bisogna far finta, capito? Cioè, avete fatto un percorso, da oggi deve cominciare un altro percorso che può volentieri anche, andiamo un po' di giorni da Iskra a capire, ma che fa niente, ascoltiamo gli altri e ci arricchiamo. Vediamo che effetto fa incontrare altre culture, sentire come nascono i brani anche dai suoni, senza parole, senza sbagliare le parole. Iskra canta i numeri e sono belli lo stesso, no? Sì, poi ci metti sopra le parole giuste, ma è anche vivendo che ti vengono le parole giuste, se no facciamo i compositori, cioè è un'altra cosa. Per cui a me piacete molto, a me piace. E poi sono i famosi laboratori. Abbiamo fatto le cose senza i testi, non è che si fanno così, ma per capire di più il tipo. Famosi suoni fisso in inglese che ti dicono, no? La timbrica, che aspetti c'ha? O doppiare le lettere che ti serve più, che non puoi urlare, no? O trovare l'energia. Vi ricordate che abbiamo fatto l'energia doppiando le lettere, no? La R, la... Cioè, anche tu. Cioè puoi doppiare le lettere. Un tipo di energia, è sempre tutto molto grande, tutto molto così, però quando cambia un po' seduto, se tu cominciassi a doppiare le lettere, noi non sentiamo le tue doppie, però ti obbliga il movimento della bocca e quindi esce un tipo di energia, tutti i trucchi. I trucchi. No, ma perché è interessante. 50 sai.